Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video aggiornamento sulla mia skincare routine. Ho già fatto qualche mese fa il video sulla mia skincare, ma questo qui è il video aggiornamento perché appunto voglio tenervi aggiornate e poi c'è qualche novità appunto di cui volevo parlarvi. Allora, partiamo subito dai prodotti con cui io la mattina, che io appunto utilizzo la mattina per la mia skincare routine. Il primo prodotto che utilizzo la mattina è un detergente viso. In particolare in questo periodo sto utilizzando il detergente viso di Bioniche Defense, e questo qui è un detergente in mousse ed è appunto per pelli sensibili e intolleranti. Questo qui lo utilizzo la mattina appena sveglia, mi pulisco il viso e lo trovo un ottimo gel detergente proprio perché io avendo una pelle molto sensibile, soprattutto d'inverno, si arrossisce molto facilmente e con questo gel detergente trovo, più che gel detergente, trovo appunto che sia davvero buono per la mia pelle. Dopo il detergente passo alla crema viso. La crema viso che sto utilizzando, che sta per terminare, è quasi terminata, è questa crema viso di Bioderma, la Hydro Bio Légère. Questa qui è una crema molto leggera, allora non mi fa impazzire questa crema perché nonostante sia leggera trovo che non si assorba mo molto facilmente, anzi secondo me fa anche fatica ad assorbire, adesso, appunto il viso ad assorbire questa crema. Non la ricomprerei, ecco, non mi ha fatto impazzire perché non trovo chissà quale beneficio. È una crema idratante, sì, la pelle me l'ha idrata sicuramente, ma nulla di più. C'è questa pecca che ogni volta, insomma, per essere assorbita fa fatica, ci mette un bel po' e non mi piace molto. Quindi questo la mattina. Per quanto riguarda invece lo struccaggio e la sera faccio più passaggi. La sera, chiaramente mi strucco il viso con le mie salviettine, che possono essere queste qui, oppure di Cotton Plus, insomma, più che salviettine, dei dischetti struccanti che possono essere di Make Up, insomma, di qualsiasi marca, con un'acqua micellare. In questo momento sto utilizzando questa acqua micellare di limoni che non mi piace per niente, però io vi consiglio comunque di utilizzare un'acqua micellare, vi consiglio quella di Bioderma, che secondo me è la migliore in assoluto, però anche low cost potete trovare anche quella di Garnier, l'acqua micellare di Venus, quella classica, però tra delle low cost, quella di Garnier io ve la consiglio. Questa qui di limoni non mi piace per niente, cioè non, più che per niente non mi fa impazzire perché gli occhi non me li strucca benissimo, il viso sì lo strucca ma non mi fa impazzire, ecco, non è il massimo. Ho provato delle acque micellari migliori sicuramente di questa qui. Comunque mi strucco il viso con i dischetti e l'acqua micellare. Quanto riguarda la detersione, utilizzo il mio Clarisonic con un gel detergente. In questo momento sto utilizzando il gel di Bioert, è un gel detergente viso lenitivo e rinfrescante. Questo qui è la camomilla e appunto mi lavo, mi inumidisco un po' il viso, metto il gel detergente sulla testina del Clarisonic e lo passo sul viso. Per me, come vi ho già detto, il Clarisonic è meraviglioso, è fantastico, non ho più brufoli, non ho più, a parte i brufoli del periodo, insomma, mensile di tutte noi donne, ma uno o due massimo, anzi molto molto meno rispetto a prima, ma non ho più comunque rossori, macchie di altri brufoli precedenti, insomma, secondo me è solo merito del Clarisonic. Questo detergente, tra l'altro, è molto buono, è un gel detergente lenitivo, quindi sempre molto buono, molto va comunque a calmare, ad alleviare il senso di rossore sulla pelle, quindi è molto buono anche per la mia pelle che è abbastanza sensibile. Quindi mi trovo molto bene con questo gel, con questa accoppiata. Io vi ho già detto anche nei preferiti che il Clarisonic per me è stata una scoperta, una meravigliosa scoperta, piacevole scoperta. Non penso di non lasciarlo mai più e lo consiglio a tutte, è davvero davvero un prodotto fantastico. Dopodiché passo un tonico. Il tonico è il passaggio che io odio più in assoluto e infatti non, a volte lo dimentico. Comunque utilizzo sempre questo qui, che è il tonico di Viviverde, lo utilizzo da un bel po' di tempo, ne ho acquistati diversi di questi tonici e mi trovo bene, abbastanza buono, va a rinfrescare anche il viso, appunto io tampono appunto sul viso e sul collo con un dischetto appunto il tonico.
Dopodiché passo alla crema e appunto riapplico la crema che utilizzo anche la mattina, che è questa qui di Bioderma attualmente, ma comunque ne proverò un'altra perché questa qui, ripeto, non mi fa impazzire, ma insomma devo finirla, quindi la utilizzo. Questo qui per quanto riguarda la sera. Per quanto riguarda invece la settimana, durante la settimana, una volta a settimana cerco di fare almeno una maschera a settimana, faccio uno scrub e poi faccio una maschera viso. Faccio uno scrub che posso farlo anche in casa quando non ho nessuno scrub che ho comprato, infatti ultimamente non ne ho, mi sono terminati, lo faccio io lo scrub con un po' di zucchero, un po' di miele e un po' di limone, appunto faccio lo scrub su tutto il viso, pulisco il viso. Dopodiché faccio una maschera e in particolare in questo momento sto utilizzando questa qui di Kadi. Questa qui ce l'ho da un po' di tempo perché ce ne vuole davvero poco di prodotto, è in polvere. Questa qui è la maschera alle rose, questa qui è un anti-age, mi piace molto perché una volta stesa, cioè quando la utilizzo, subito dopo quando mi tocco il viso è davvero di velluto, mi sento la pelle distesissima, rilassata, mi sento tirare quasi, davvero buona. La utilizzo con un po' di acqua, un po' di limone, la faccio appunto, la mescolo, la miscelo e appunto sia una sorta di crema, ecco. La tengo sul viso circa 10 minuti e poi dopodiché la tolgo. Cerco di essere il più costante possibile, non lo faccio sempre, d'estate non l'ho fatto quasi per niente, però una volta ritornata alla routine quotidiana di sempre ho ripreso a farla e questa qui mi piace davvero tanto, è davvero buona. Queste di Kadi poi sono davvero molto buone come maschere viso e mi trovo benissimo. E nulla, questa qui è la mia skincare routine, molto semplice, alla fine nulla di che. Io comunque ci tengo moltissimo alla detersione, comunque allo struccaggio, soprattutto perché quando torno a casa non riesco a non struccarmi, è il passaggio fondamentale. Nulla, spero che questo video vi sia risultato utile, spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!